È iniziato questa mattina e proseguirà fino a domani l'open day dell'Istituto Comprensivo Salvemini dal titolo Scuola Aperta in Festa per le iscrizioni scolastiche l'anno 2018-2019. Oltre all'open day di oggi di Via Ravenna, domani mattina stesso evento dalle 9 alle 12 nella sede sita nel plesso di Via Etruria Poliziano, sempre dell'Istituto Comprensivo Salvemini. Questo libricino che ho fra le mani è il PTOF dell'IC Battipaglia Salvemini. All'interno di questo libricino si trova descritta tutta l'offerta formativa dell'istituto. È un riassunto, giustamente, perché il piano dell'offerta formativa triennale dell'istituto è composto almeno da un centinaio di pagine. La nostra più grande priorità, quella dell'istituto, dei docenti che fanno parte dell'istituto, è quella di creare un ambiente che dà delle opportunità, le migliori che ci possono essere per i futuri cittadini della nostra città. In particolare gli obiettivi che ci siamo prefissi sono quelli di delle 8 competenze europee, in particolar modo quello di potenziare e di acquisire competenze nella lingua italiana. E anche per questo stamattina all'interno dell'Open Day due bravissimi scrittori battipagliesi, la dottoressa Caponigro e il dottore Botte, hanno presentato due bellissimi romanzi ai nostri alunni. Altra competenza importante che l'istituto si prefigge è quella della competenza su una seconda lingua straniera, che può essere sia l'inglese, il francese o lo spagnolo. Ancora seguiamo moltissimo la competenza matematica, le competenze digitali, e soprattutto anche i docenti stanno mettendo in campo delle attività per far sviluppare nei nostri alunni l'imprenditorialità. Sembra un po' prematuro come obiettivo, però è questo fondamentale in una nazione che si appresta ad essere importante all'interno della comunità europea. Il Comune di Battipaglia ancora una volta è accanto alla scuola, alla formazione, al mondo dell'istruzione, affinché si pongano le basi per quelle che sono, per quella che è una cittadinanza attiva. Il nostro futuro parte dalla cultura ed è giusto, insomma, la presenza dell'amministrazione a tavoli così importanti. Stamattina il tavolo ha presentato un incontro con l'autore, un momento di grande e proficua collaborazione. Sapere, insomma, chi è l'autore, che cosa pensa del libro in prima persona, dà un valore aggiunto al libro stesso. Per cui grazie alla dottoressa Leone per l'invito, e l'amministrazione comunale continuerà a rimanere accanto alle istituzioni presenti sul territorio, soprattutto quando si parla di cultura.